Importanti per farsi conoscere, per conoscersi e per diciamo, eh, dare valore aggiunto ai progetti che si portano avanti. Come prima cosa, volevo ringraziare eh, la ditta Scavolini, eh, abbiamo qui del, la proprietà che oggi eh, c'è onora della, della, della presenza e veramente li ringrazio perché, come dicevo prima a loro, ehm, per noi questo è un giorno dove si respira aria di festa. No? Eh, è bello, è un giorno che è veramente eh, felice per me e per tutta l'associazione di avervi qui e di vedervi tutti, tutti in presenza, ma eh, dicevo c'è un plus in più, quello di essere ospitati da un'azienda come, come la Scavolini, che è un'azienda che eh, sia a livello eh, pesarese, ma soprattutto a livello marchigiano e vorrei dire anche italiano perché è conosciuta in tutto il mondo è stata una delle, delle, delle rappresentanti è una delle rappresentanti del, del Media in Marche e quindi è un altro motivo di orgoglio per noi marchigiani essere qui, quindi questa oggi è un, un ulteriore eh, plus poi volevo eh, quindi grazie volevo ringraziare e salutare eh, la territoriale di Pesaro con il presidente Baronciani il presidente eh, Davide scusami L'amicizia mi porta a chiamarti così e appunto i funzionari che hanno lavorato per questa, per questa finale e hanno permesso eh, diciamo, la, la realizzazione della, della giornata odierna. Ringrazio poi ovviamente tutti i presidenti delle territoriali che hanno divulgato il progetto sui territori. Quindi abbiamo in presenza Alessio Castricini, c'è Paolo Scendoni per, per Fermo, Ancona e Ascoli. Un ringraziamento particolare va poi ovviamente ai docenti che hanno sposato il progetto e ai funzionari delle varie territoriali che hanno portato avanti il, i lavori su, sui propri, nelle proprie province. Antonella Nobili per Confindustria Ancona, Paolo Zappasodi per Confindustria Scolipiceno, Michele Beato per Confindustria Fermo, Lorenzo Cignali per Confindustria Macerata e Paola Marchetti per Confindustria Pesaro Urbino. Un ulteriore ringraziamento va sicuramente a Carmina Laura Giovanna Pinto dell'Ufficio Scolastico Regionale che dovrebbe essere collegata con noi da, da Dussendorf, e Cristiana Costantini della Camera di Commercio Unica delle Marche, Michele Bacchiesi, eh, formatore e consulente aziendale. Allora, eh, il learning by doing non mi dilungo ulteriormente perché penso che avendo partecipato Uh, avete saputo cogliere diciamo, le, le, mh, le qualità, le prerogative che, che riesce ad offrire come, come progetto. Uh, tra le principali volevo ricordare che insomma, uh, è un progetto win-win -win, perché comunque le aziende oggi che hanno partecipato al progetto hanno in mano degli strumenti nuovi da applicare al loro interno e soprattutto si sono fatte conoscere alle nuove generazioni. E, Credo fortemente che per noi aziende farci conoscere all'interno delle scuole, farci conoscere dai ragazzi, sia un'arma un, un in più per cercare di eh, trattenere e dare valore al nostro territorio e alle nostre aziende. Perché è giusto che i ragazzi si formino e eh, vadino, vadino anche fuori regione e insomma mh, tengano gli occhi sul, sul mondo. Però, eh, giocarci le nostre possibilità come imprese marchigiane e valorizzarci all'interno delle nuove generazioni, all'interno delle scuole, fa sì che magari eh, riusciamo a trattenere i migliori, riusciamo a trattenere i talenti nel, nel, nostro, nel nostro territorio. E eh, un territorio senza talenti è un territorio fermo che non, che non va avanti. Poi i ragazzi, i ragazzi ovviamente hanno toccato con mano cosa significa eh, un'azienda, cosa significa fare la produzione hanno visto la realizzazione pratica dei loro progetti e questo non è scontato. Ovviamente ci sono anche professori che hanno sperimentato con successo un nuovo metodo didattico che noi riteniamo efficace. Detto questo, io non mi voglio eh, dilungare ulteriormente, vi ricordo che tutti i progetti che sono stati presentati sia delle scuole superiori sia delle università sono stati caricati sui nostri canali social. E um, ci sono anche tutte le presentazioni che sono state fatte nei giorni del 23 e 24 maggio nelle preselezioni eh, che poi hanno portato a questa magnifica giornata. Non mi dilungo ulteriormente, ripasso la parola al nostro presentatore grazie. e vi ringrazio. Un applauso per tutti. grazie, grazie Presidente. E il Presidente faceva riferimento ai valori di Learning by Doing, valori che come ripeto verranno fuori anche nelle chiacchierate che faremo fra qualche minuto, ma ovviamente siamo ospiti della Scavolini e io vi presento Emanuela Scavolini che è Vicepresidente responsabile delle risorse umane dell'azienda Scavolini SPA. Il mio è soltanto un saluto di benvenuto, lo faccio a nome mio, di mio cugino Gianmarco e di Fabiana che è il nostro amministratore delegato. Ma è bello vedere tanti ragazzi qua seduti, no? pensando che poi sono i nostri talenti, i talenti della nostra regione. E quindi io vi faccio soltanto un augurio, l'augurio che possiate, dopo che avete terminato i vostri studi, Trovare nelle nostre aziende, ed è l'augurio che faccio anche alle nostre aziende: possiate trovare nelle nostre aziende il lavoro che possa far crescere l'azienda, il territorio e dare lavoro eh, alle nostre marche perché il problema è proprio quello quando questi ragazzi, che io considero i nostri talenti, poi vanno per non tornare. Dobbiamo essere anche bravi noi a dargli la possibilità di sperimentarsi all'interno delle nostre aziende. E con questo augurio e anche con tanta curiosità perché io non ho visto niente di questo progetto quindi sono molto curiosa di, di vedere i vostri elaborati e vi ringrazio di essere qui e buon lavoro a tutti grazie grazie allora Learning by Doing è, è diviso il progetto è diviso in due parti eh, la parte legata all'università la parte legata, scusatela se, se lo uso in maniera impropria, ma ai miei tempi era scuola superiore, eh, sono un po' diciamo, antico nel, nel, nel gergo, ma insomma le scuole superiori della nostra, della nostra regione. Ehm, I ragazzi che sono qui eh, sono quelli che hanno superato la fase eh, provinciale e quella di oggi non è tanto la cerimonia di premiazione dei migliori progetti. Non c'è il migliore progetto, non ci sono i migliori progetti, c'è una qualità che voi che siete eh, qui in sala e i vostri compagni, i vostri colleghi hanno garantito e che è una qualità molto alta. Io, ripeto, ho avuto modo di vedere diversi progetti, di leggerli con attenzione e il livello degli obiettivi e dei contenuti è un livello estremamente alto. E vi faccio veramente le, le mie congratulazioni e rimpiango che ritorno ai miei tempi di non aver avuto la possibilità di poter fare un'esperienza così formativa, così forte, ma anche così vicina al mondo delle aziende. Il poter respirare l'aria dell'azienda, di un'azienda che tra l'altro nel corso degli anni è profondamente cambiata, è rinnovata, è innovativa e credo che sia un patrimonio da non sprecare assolutamente, da tenervi in tasca che vi aiuterà nelle scelte, nelle scelte future. Bando alle ciance, io ho qui i nomi dei finalisti della sezione School, ai quali eh, andrà un attestato e quindi proverò anche per quanto è possibile a scambiare qualche parola con loro. Allora, iniziamo con l'Istituto Mazzocchi Umberto I di Ascoli Piceno. Se è in sala, prego la docente referente Arianna Finco, la professoressa Finco, di venire qui. Hanno lavorato con l'azienda Fa in Plast, SRL, e se il referente dell'azienda Paolo Paci è qui in sala può venire con noi. Ve li presento, Alessio Catalini, Vittoria Cortellesi, Lorenzo Galanti, Sofia Moretti, Daniele Peto, Ruggero Rizzi, Elisa Rossi. Prego. Hanno lavorato ad un progetto molto interessante dal titolo Polimeri, Eva contro Bioeva, giusto? Chi ne parla di questo progetto? Salve, salve, salve a tutti e grazie mille per l'opportunità. Sì, la referente, la professoressa Finco non è potuta venire perché aveva un impegno, allora l'ho sostituita io. I ragazzi hanno lavorato presso la Fineplast, lavorando appunto su... hanno paragonato diverse, due tipologie di polimeri, EVA, e praticamente un EVA che deriva dal, dal petrolio, un EVA invece biologico, testando tutte le, le caratteristiche e hanno verificato che la duttibilità l'elasticità eh, erano molto simili, quindi si può eh, prevedere un utilizzo sia nelle calzature dove... Diciamo, per, eh, sarebbe utile ma un usi molto diversi da quello che si potrebbe fare perché è risultato che il materiale è, è buono per essere utilizzato e verrebbe ricavato dalla canna da zucchero vedete come sono, come sono avanti anche nei concetti legati, legati alla sostenibilità chi di voi parla? Chi, chi di voi se la sente? Vieni, vieni 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 Qual è il tuo nome? Sono Elisa. Elisa, che esperienza è stata? Allora, <ride> ehm, è stata un'esperienza davvero formativa che ci ha permesso di crescere non solo a livello teorico, quindi di scoprire... Tante nuove, tanti nuovi argomenti, tante nuove caratteristiche tecniche che si possono utilizzare all'interno di un'azienda, ma appunto ci ha fatto respirare quella che è l'area del lavoro, l'area che è usciti ma da fuori dalla scuola, dalle mura scolastiche magari ci aspetta e quindi fare come un passo in un nuovo mondo eh, rispetto a quello che stiamo vivendo. Grazie, complimenti, Presidente. Sì sì, un po' più avanti. Un, un po' più avanti per qui. Va bene, prego. Allora le fotografie le facciamo a. a prego tutti quanti qui. Il prossimo, gruppo. il prossimo gruppo, grazie, guardate il fotografo. L'istituto rappresentato è la Carducci Galilei di Fermo. con gli insegnanti Maria Paola Puggioni, Niccolò Savini, hanno lavorato con l'azienda Gallucci, non so se in sala è presente Gianni Gallucci che è il referente aziendale, non è, non è in sala, gli studenti Lara Spreca, Alessandra Di Giorgio, Marta Guadagna, Gua, Guagna Guadagno, scusate, Lorenzo Monte Rubianesi e... Sebastian Matace, giusto? Grazie. Il titolo del progetto, facciamo le scarpe a tutti, Gallucci, il made in Italy originale. Chi ne parla? Chi ne vuol parlare di quei studenti? Forza, 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 avanti. Qual è il tuo nome? Lorenzo. Lorenzo, raccontaci il progetto. È stata un'esperienza molto formativa, sia dal punto di vista pratico, perché comunque abbiamo, abbiamo imparato cosa vuol dire eh, collaborare con una committenza e eh, soddisfare i bisogni della committenza. E, mh, abbiamo inoltre imparato anche a collaborare con, tra di noi, con la classe, e anche a soddisfare i piaceri del, del committente. Le classi che hanno lavorato a questo progetto sono due. due la terza... Ter Terza CAT e il cat quarto CAT Stapper eh, Costruzioni, Ambiente e Territorio, mentre ACL Costruzione, Ambiente e Territorio, Indirizzo Legno, Costruzioni in Legno. Qual è stato il momento più, più complicato di questo progetto? Il momento più complicato con il progetto credo siano state proprio le, le dimensioni del locale del, del negozio che si trova all'interno del quadrilatero milanese. E, um, poiché è un, è un negozio di circa 30 metri quadri quindi le dimensioni erano molto ridotte e quindi ecco le problematiche affrontate sono state principalmente quelle delle dimensioni del locale grazie, complimenti ritirate il premio grazie Siamo... sì, 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 sì. Consegnò i diplomi insieme a Paolo Scendoni. Vado avanti con l'istituto Giulio Canta la Messa di Macerata. accompagnati dalla professoressa Anna Maria Papetti Masucci hanno lavorato con l'azienda Feleppa. I referenti dell'azienda sono Francesca e Veronica Feleppa, sono qui con noi i referenti dell'azienda per caso? No. Vi presento la terza C dell'Istituto Giulio Cantalamessa di Macerata. Il titolo del progetto è I dieci anni di Feleppa. Prof, ce ne parla lei? Prendo un microfono e arriviamo. Buongiorno a tutti. E per noi è stata un'esperienza molto formativa. I ragazzi hanno potuto avere un rapporto diretto con un'azienda, appunto le Feleppa, e poi hanno sviluppato cinque temi e cogliendo appunto gli aspetti di questa azienda, i vari aspetti. E adesso parlerà un ragazzo. Salve, buongiorno. Eh, mi chiamo Alessandro, e faccio parte della terza C e vi parlerò di questa esperienza che ci ha aiutato a, diciamo, prima di tutto lavorare in gruppo e riuscire a conoscere le nostre potenzialità ma soprattutto riuscire a buttarci su, su un nuovo mondo del, del lavoro e riuscire a sperimentare un po' com'è questo, questo mondo. E ringraziamo l'azienda per averci dato questa opportunità e, e riusci, eh, siamo riusciti a fare un lavoro, un lavorone, infatti siamo tutti molto fieri, e... grazie. Com'è que com questo mondo? Beh, questo mondo è complicato, diciamo da sperimentare noi facciamo il terzo e diciamo ci sono state varie difficoltà ma abbiamo capito che grazie all'aiuto dei nostri compagni e anche diciamo, all'impegno si può andare avanti anche in questo lavoro, così giovani. Grazie, complimenti, grazie. ritirate pure il premio, insegna l'attestato il presidente di Macerata Alessio Castricini. Sono tre. Correte un po' che così c'è anche spazio per fare una foto tutti quanti insieme. La prossima, la prossima scuola è l'Istituto Polo 3 di Fano. Le classi che hanno lavorato sono la terza B, la terza C, la terza D del, dell'indirizzo Seneca, con gli insegnanti Tiziana Conti e gli altri docenti del Consiglio di classe, hanno lavorato con Megabox SPA, rappresentata da Michele Annibali e da Marco Savelli. Il progetto che hanno, sul quale hanno lavorato è... Porta come titolo Ricicliamo, non consumiamo. Sono loro. Applausi Ovviamente rappresentano le classi con le quali tutti insieme hanno poi lavorato al progetto. Chi parla di voi? È sempre una gara perché non è preparata, quindi eh, si, si, cercano, che... si cercano volontari. Allora, da dove siamo partiti? È eh, comunque dai bozzetti tutto quanto, è stato un bel progetto abbastanza impegnativo, però comunque ci ha fatto capire cosa vuol dire lavorare in un'azienda, collaborare tutti insieme, avere un obiettivo, cioè avere un obiettivo e raggiungerlo nel migliore dei modi, anche se è stato veramente molto impegnativo. Loro hanno lavorato alla creazione di elementi grafici, sì. okay, ma anche visivi, legandoli alla giornata mondiale del riciclo e abbinandoli a una squadra di pallavolo che fa del, della sostenibilità uno dei suoi percorsi che vanno al di fuori del campionato e dello sport, giusto? Sì. C'è Michele Annibali che. E il direttore artistico e ha seguito i ragazzi. Oh, Salve, sono, buongiorno. Sono una terza classe, quindi hanno come la, come la classe precedente, come i ragazzi che abbiamo presentato prima, sono una terza classe che ha davanti ancora due anni di studio di, come dire, e, e di esperienze. E il, il tuo lavoro, quindi ti chiedo come è stato. E la qualità del loro, del loro lavoro è stato bellissimo mh, per chi come me eh, lavora nella, nella comunicazione così, avere contatto con una generazione giovanissima, terza, ehm, più che io ho dato la mia esperienza, ho dato una guida, ma quello che ho ricevuto dai ragazzi è stato tanto: tanto tanto, perché Ripeto, per chi lavora in comunicazione eh, c'è proprio un fatto generazionale. Eh, se non hai contatto con quel mondo non riesci anche tu a crescere e ad andare avanti. Perciò per me è stato bellissimo. Grazie. Applausi Ritirate pure il premio. Premia anche Davide Broccoli, che è il presidente dei Giovani Imprenditori di Pesaro Urbino. Vado avanti, la prossima, il prossimo istituto è l'Istituto Marconi di Pesaro. Vi presento la terza B, accompagnata dalla professoressa Daniela, Daniela Dall'Acqua. Hanno lavorato con TECFEM e quindi con Luana Sciascia e, e Alessio Pierro di TECFEM. Il progetto ha un titolo estremamente attuale, Energetically Together. Chi ne parla di voi? Buongiorno a tutti, sono Niccolò Bacchiani della Terza B, rappresentante appunto del liceo Guglielmo Marconi di Pesaro. In questo progetto abbiamo trattato appunto dinamiche, problemi molto presenti sull'energia o da un punto di vista energetico, e siamo stati accompagnati dalla società Tecfem, che ci ha seguito e sostenuto in questo progetto. Ci siamo divisi a, gruppo, a gruppi e abbiamo appunto trattato singolarmente in questi gruppi tali tematiche parlando delle sue convergenze e appunto anche ricadute a livello nazionale e anche internazionale ci siamo poi uniti a fine progetto formando appunto un elaborato appunto alla mia compagna in mano e a... niente, questo Che ti porti a casa di questo progetto? Allora, innanzitutto un senso di gruppo, di unanimità. Siamo stati anche molto aiutati dalla, dalla nostra appunto azienda che ci ha affiancato e sicuramente abbiamo avuto anche un senso di comprensione per quanto riguarda il mondo del lavoro, del mettersi in gioco e anche da un punto di vista di collettività e responsabilità. Grazie, grazie a tutti, prof. Prof, lei ha tanti docenti suoi colleghi in sala e anche altri che ci ascoltano da tutte le marche via streaming. Che cosa si sente di dire ai suoi colleghi, non tanto agli studenti, a proposito del learning by doing? Buongiorno a tutti. Io mi sento di dire che è un progetto assolutamente mh, formativo che. Mh, come hanno detto anche i ragazzi, ehm, da loro una visione del mondo del lavoro, anche se ancora sono un po' distanti, e, e che mh, bisogna continuare in questa direzione, perché sempre più il rapporto scuola e territorio è fondamentale per una formazione completa di uno studente, è assolutamente necessario. Quindi ringrazio Confindustria, ringrazio Scavolini che ci ha ospitato, quindi eh, continuiamo. Per questa strada. Grazie, grazie prof. Il vostro premio, prego ragazzi, scorrete perché siete tanti. Scorrete perché siete tanti con la fotografia, per la fotografia. Vi presento... Che Vi presento la scuola successiva e l'Istituto Donati di Fossombrone. Eh? ci siete ragazzi? Eccoli. Accompagnati. Dai professori Maria Pia Moretti, Maria Rita Olivieri, Giulia Benini hanno lavorato con Forme, Former in Italia e in particolare come referenti in azienda con Gaia Rombaldoni. Vi presento gli studenti della Terza Sia, che hanno lavorato al progetto Social Media e Comunicazione. Grazie e benvenuti. Ci racconti, ci racconti brevemente il progetto. Sì, il progetto era l'analisi dell'azienda Formerin di Galo di Petriano, è stato molto interessante e in seguito alla visita in azienda abbiamo potuto capire come opera appunto questa azienda e abbiamo accolto con molto entusiasmo il progetto. Non è stato semplicissimo perché non abbiamo ancora le competenze per per affrontare certe cose, però comunque dividendoci il lavoro siamo riusciti a farlo. Ecco. Cosa fa sia, SIA Stapper? Sistemi informativi aziendali e ci occupiamo quindi della progettazione di software per le aziende e di programmi per il computer. Grazie, complimenti, ritirate pure il premio. Adesso proviamo a fare un, uh, un collegamento, ma intanto permettetemi di presentare quella che è stata la giuria che ha, ha lavorato uh, su tanti progetti. Ve li presento. Intanto Michele Barchiesi che è consulente ed esperto aziendale. Cristiana Costantini che rappresenta la Camera di Commercio delle Marche e Laura Pinto dell'ufficio scolastico regionale che dovrebbe essere collegata con noi. Buongiorno. Buongiorno, intanto il collegamento è stabile perché io mi sto collegando da una scuola di Düsseldorf la Max Weber è una scuola molto all'avanguardia anche nella sperimentazione della didattica digitale soprattutto nel campo del metaverso eh, hanno delle, diciamo, dei, dei percorsi molto interessanti sulla, diciamo, in campo dell'economia, dell del management e eh, quindi mh, intanto vi porto il saluto del vice direttore generale e eh, mi complimento con tutti gli studenti sia dell'università che della scuola secondaria e secondo grado che hanno partecipato a questo concorso. Eh, ho potuto, diciamo, esaminare veramente tanti progetti molto interessanti, innovativi, che in realtà rappresentano la creatività dei nostri studenti delle Marche. Quindi sono molto contenta di poter essere anche se da lontano lì con voi perché ci tenevo in modo particolare. Siamo, siamo qui una delegazione delle scuole delle Marche per vedere per incontrarci per un progetto Erasmus Plus, un accreditamento che l'USR Marche ha fino al 2027. Eh, abbiamo per quest'anno un consorzio di 26 scuole, per l'anno prossimo abbiamo chiesto abbiamo partecipato a una nuova call con un consorzio che è quasi duplicato, 49 scuole. E, eh, e alcune delle scuole che sono lì presenti fanno parte del nostro consorzio. Quindi per adesso per l'anno prossimo immaginiamo anche delle mobilità per gli studenti, per adesso il personale, andiamo a studiare eh, come eh, si sviluppa il duale e in questa scuola è molto spinta diciamo, il sistema eh, duale proprio per riportare in Italia delle esperienze interessanti per diciamo aumentare con il confronto anche le nostre competenze eh, e migliorare la scuola marchigiana. Grazie, grazie dottoressa, buon lavoro. Grazie a voi, un saluto da Buon lavoro stati. e buona giornata. Noi andiamo avanti con eh, diciamo, la, la nostra, andiamo avanti con, la nostra, con le nostre premiazioni. Eh, la prossima. È uno dei simboli, direi, delle marche, certamente in Italia. È la scuola del libro di Urbino. Accompagnati dalla professoressa Stefania Beligni, hanno lavorato con MD International, SRL, e con Ivan Calandra. Vi presento i ragazzi della Quinta B. E I loro rappresentanti. Titolo del progetto: progettazione di un catalogo per detergenti professionali. Chi ne parla? Eh, noi abbiamo collaborato con Midor, che è un'azienda di Fermignano che produce prodotti per la pulizia, e abbiamo fatto questo catalogo per la loro nuova linea in, in modo da raccogliere i loro prodotti. E... Ma voi studenti avete anche un po' di responsabilità di rappresentare, come dire, uno dei, la scuola del libro è la scuola del libro. Cioè, la, la sentite questa responsabilità o no? Ni? Sì. sì o no? Sì, dai. Non sei convinta. Il momento più bello di questo progetto qual è stato? È stata la prima visita all'azienda perché abbiamo visto i magazzini, il funzionamento, tutta la catena produttiva ed è stato interessante proprio per entrare meglio in quello che poi avremmo fatto. Grazie. Prof, come si mantiene forte, solida la tradizione della scuola? Lavorando, lavorando moltissimo, credendoci e avendo la passione per quello che si fa. Io insegno grafica ed è una disciplina bellissima. Io ho fatto il liceo artistico, adesso sono lì come insegnante, e quindi, come dire, proporre una tematica che poi viene sviluppata attraverso tante teste, e tutte le teste dei nostri alunni, è una cosa bella, gratificante, che mi riempie di, di orgoglio. Grazie, ritirate pure il premio, la fotografia. Ne approfitto per presentare la prossima, il prossimo gruppo di lavoro che ha lavorato con l'azienda Wooden Houses, e con Andrea Dini e Lucio Porreca. Rappresentano l'Istituto Della Rovere di Urbania, accompagnati dai docenti Fabio Filippetti, Alessandro Guidi, Riccardo Feligotti. Vi presento la terza. I rappresentanti della terza CAT che sta per Costruzione Ambiente Territorio, che hanno lavorato al progetto Riqualificazione Urbana della Pensilina di Bita a Fermata dell'Autobus. Sembra come dire un qualcosa buttato lì, ma in realtà è un servizio che si rende ai cittadini. Sì, noi abbiamo deciso di riqualificare la stazione delle Corriere perché è il punto più importante della cittadina di Urbania, sia come punto di incontro tra le persone, ma soprattutto tra di noi studenti. Abbiamo partecipato con la Wooden House, che è un'azienda che produce costruzioni in legno ecosostenibile, e quindi abbiamo usato appunto il legno per la costruzione della palazzina, occupandoci anche della viabilità e della produzione di energia rinnovabile attraverso l'eolico e il fotovoltaico. E avete regalato il progetto al Comune o no? Ci stiamo provvedendo. Eh. Grazie, grazie, complimenti, il vostro premio. Vado avanti con le scuole, è il momento della scuola Bramante-Genga di Pesaro. Accompagnati dagli insegnanti Costanza Cicerchia e Giovanni Stringati, vi presento la terza H che ha lavorato con lo studio Vescovi e Pazzaglini, in particolare con Carlo Andrea Vescovi, e il titolo del loro progetto è Modulo abitativo, non siate timidi: Modulo abitativo flessibile. Qual è il tuo nome? Luca Costanzi. Luca, raccontaci il progetto. Allora, noi abbiamo studiato il modo per riadattare un modulo di emergenza e con delle, con delle piccole aggiunte l'abbiamo adattato a modulo eh, per strutture ricettive turistiche. E abbiamo lavorato nel corso di questi mesi, che è stato questo nostro progetto che ci ha coinvolto a 360 gradi, è stato un progetto molto impegnativo, particolarmente impegnativo. E che però comunque siamo riusciti a portare a termine in maniera quasi eccellente, diciamo. Qual è stato il passaggio più delicato del progetto? Principalmente magari anche lo studio di tutti i particolari, perché l'abbiamo comunque modificato, l'abbiamo reso particolare nel suo genere, e lo studio di ogni singolo arredo che abbiamo messo, oppure le strutture la struttura montanti con le nostre cerniere retraibili no? che permettono l'apertura e la chiusura delle tende, quello è stato un passaggio particolarmente importante e ci abbiamo impiegato molto tempo, diciamo. è stato forse quello più... Siete un gruppo rumoroso, una classe rumorosa, come Com avete fatto ad andare tutti d'accordo? Ah, in realtà ci siamo divisi in, in gruppi, nel laboratorio, abbiamo fatto una parte che lavorava la, al taglio e alla lavorazione del, del legno, mentre un'altra parte lavorava alla realizzazione 3D con, con Archicad e AutoCad. E quindi diciamo, ci siamo divisi e c'era meno, meno gente in mezzo. Grazie. Prof. Che tipo di esperienza è stata? Allora, è stata un'esperienza molto interessante: e coinvolgere i ragazzi anche facendo vedere che cosa, come si presenta un progetto nel mondo del lavoro, è molto utile. La classe, come ha detto Luca, si è divisa in gruppi e. Abbiamo simulato quello che all'interno di un'azienda deve essere, quindi lavorare in team, ogni, ogni gruppo ha un, un suo ruolo, una sua parte e insieme si raggiunge il risultato. Siamo stati supportati molto dall'azienda partner, dall'ingegner Vescovi, che ci ha seguito in tutte le fasi del progetto, ha seguito i ragazzi, l'abbiamo integrato con l'educazione civica perché comunque il tema era molto interessante. Trasversale Infatti. ingegnere, venga venga visto, visto nel, dalla parte dell'azienda che esperienza è stata? Ma eh, innanzitutto, buongiorno a tutti. Eh, per me è un'esperienza nuova perché questo è il primo anno che partecipo e è stata un'esperienza formativa e formante perché comunque interagire con dei ragazzi che mh, cioè sono dei ragazzi di terza, quindi sono molto molto giovani. Io avendo fatto la stessa scuola all'età loro non ero capace neanche di eh, trovare un uh, briciolo all'interno di, di quello che hanno trovato loro, perché effettivamente è stata interessante la potenzialità che questi ragazzi hanno quando eh, gli dai in mano degli strumenti. Che riescono a trattare con semplicità ma a livello veramente molto molto ampio. E quindi, secondo me, è stata una veramente un'esperienza un positiva che vorrei rifare e partecipare perché è stimolante. E più che altro, noi dobbiamo cercare in ogni modo di stimolare loro perché sono una forza enorme. Che va continuamente Rinnovato. rinnovata, sì. sì grazie, grazie e complimenti. Per voi l'attestato, prego ragazzi. Scorrete pure attestato, foto. Vado avanti perché la prossima la prossima scuola è la scuola. Apolloni di Fano, accompagnati dagli insegnanti Giovanni Ferri, Veronica Salomone, Valentino Duchi, hanno lavorato con IMAB e in particolare con Andrea Guerra, referente in azienda, vi presento gli studenti della quarta B sezione design dell'arredamento e il titolo del loro progetto è 60 metri quadri, chi ne parla? Buongiorno a tutti, eh, sono Mario. Il nostro progetto, che è stato quello dell'arredimento di interno di un modulo abitativo emergenziale, è iniziato intanto con la visita eh, a IMAP Group, dove abbiamo visto il loro modus operandi, il loro design che usavano per i loro mobili, cosa che ha influenzato comunque i nostri schizzi progettuali, i nostri, i nostri progetti. Successivamente è arrivata la parte quella che a parer mio è stata la più coinvolgente e la più impegnativa, sia in termini di tempo che eh, come impegno, che è stata quella della realizzazione dei nostri progetti al computer. Però personalmente, anche secondo la mia classe, eh, i risultati ci hanno soddisfatto molto e siamo stati molto felici di questo progetto. Non vorrei che passasse in secondo piano su cosa hanno lavorato su che cosa, hanno, su che cosa avete lavorato ripetilo bene abbiamo lavorato sull'arredimento d'interno di moduli abitativi emergenziali e cioè? Eh, cioè eh, moduli comunque di, che variano da 40 a 80 metri quadri e eh, case sostituite che, sosti, eh, che sostituiscono le case di persone che comunque l'hanno persa sia con terremoti che con alluvioni vedendo anche il periodo che sta correndo in questo momento Grazie, grazie, grazie veramente, grazie, grazie veramente a tutto il gruppo, agli insegnanti, all'azienda che ha lavorato con i ragazzi. Prego, il vostro premio, prego. C'è ancora la scuola del libro di Urbino che voglio presentarvi. Ho sentito un. Oh. Ci siete accompagnati dagli insegnanti Susanna Ugoccioni e Stefania Beligni, Hanno lavorato con l'azienda Pluriversum, con Anita Montagna. Sono i rappresentanti delle classi terza B, quarta D, quinta D. Il progetto al quale hanno lavorato ha come titolo Prime Project. Chi lo presenta? Buongiorno a tutti, sono Bianca della Quinta D e noi ci siamo occupati del Prime Project, un progetto che ha l'obiettivo di curare l'orientamento precoce all'interno delle classi della scuola primaria. In particolare hanno partecipato tre classi, sono Terza B, Quarta D e Quinta D, tre classi con indirizzo di grafica e ognuno di noi ha realizzato un prodotto diverso che vanno dal cartaceo al digitale, quindi abbiamo realizzato dei manuali, delle carte, delle schede, ma anche dei prodotti digitali come sviluppo di applicazioni, web, siti web e contenuti digitali. In particolare. Mm, lo sviluppo di questo progetto ci ha permesso di esplorare il mondo della grafica a 360 gradi, in quanto i prodotti sono diversi e abbiamo potuto mettere in campo tutto ciò che abbiamo imparato e stiamo imparando nel triennio. Come si va d'accordo, terza, quarta, quinta? <ride> in realtà molto bene, in quanto abbiamo dovuto lavorare insieme per avere una maggiore coerenza fra i vari prodotti. Però è bello perché ognuno ha diverse idee in base a quello che ha imparato e sta imparando, quindi si lavora molto bene. Grazie, complimenti, il vostro attestato. Adesso per me c'è la parte meno gradevole del, del, di, di, queste, di questa giornata, e cioè mettere in fila, non che l'abbia fatto io, ma è la giuria che se ne assume una grande responsabilità perché non credo sia stato facile poter, poter fare poter mettere in fila i progetti per cui voglio ricordare a tutti eh, che questa è una giornata di festa per tutti, che tutti voi siete finalisti, che tutti voi avete fatto dei lavori straordinari e che tutti voi come dire meritate un premio e il riconoscimento e la gratitudine di tutti. Però c'è una piccola classifica che lascia il tempo che trova. Terzo posto, learning by doing per la sezione school. Terza H, Bramante Genga di Pesaro, modulo abitativo flessibile. secondo premio categoria school va a Fano Apolloni di Fano quarta B sezione design dell'adrenamento 60 metri quadri Grazie, ragazzi, e complimenti. Allora primo premio school i ragazzi ricevono e la scuola che li riceve mille euro da poter utilizzare per attrezzatura che può rendervi utile che può essere utile al vostro quotidiano va alle classi Terza B, quarta D, quinta D della scuola del libro di Urbino, Prime Project. Ragazzi complimenti. Avete lavorato con un'azienda innovativa, si chiama Pluriversum, con Anita Montagna in particolare, che ha lasciato per voi, prego accomodatevi, che ha lasciato per voi un video che... Credo possiamo mandare in onda, ce l'abbiamo, se no vado avanti. Ok, lo troviamo? No problem, nessun problema. Quando lo avete pronto lo mandiamo con grande serenità. Passiamo ai finalisti della sezione universale. Sì, abbiamo il progetto primo classificato? Allora, ne approfitto, mentre voi sbirciate ciò che dovete sbirciare, che cosa avete? Che cosa sì? Video del progetto? Scusate? Scusate? Guardate me? È il video del progetto? Quello che stiamo mandando in onda? No. Benissimo, allora... Non c'è problema. la Pluriversum ha mandato un video. Che adesso mandiamo in onda buongiorno a tutti io sono anita montagna di centro studi pluriversum e sono qua per fare i miei complimenti a tutti i ragazzi della scuola del libro di urbino che hanno collaborato con noi in questo progetto di learning by doing innanzitutto complimenti ai ragazzi per l'impegno e la professionalità che non è stata da poco e li abbiamo coinvolti in un progetto sfidante eh, che respirava aria europea e, e dunque veramente grazie mille per la collaborazione e per la professionalità messa in campo e i miei complimenti sono in modo particolare per il fatto che siete stati particolarmente proattivi e propositivi nel rispondere agli stimoli che vi abbiamo presentato complimenti per la professionalità perché avete messo in campo competenze tecniche non solo tecniche veramente di alto livello creando dei prodotti commercializzabili se vogliamo dire e Complimenti per il profilo internazionale, perché avete lavorato con lingue diverse, progetto su cui vi abbiamo coinvolto è un progetto che coinvolge più lingue, più nazioni, quindi veramente vi siete messi in gioco eh, in un contesto internazionale, grazie mille anche per questo. Avete poi affrontato con successo tante difficoltà, eh, il progetto era un progetto molto complesso, dovevamo creare insieme dei, delle risorse, dei materiali per studenti più giovani di voi in contesti nazionali diversi, e con tanti partner coinvolti, con tanti clienti coinvolti. E avete veramente risposto benissimo all'esigenza di essere flessibili e di, e di gestire l'incertezza e l'imprevisto, cosa che succede tutti i giorni nel mondo del lavoro. Quindi grazie mille. E, Grazie mille anche per la collaborazione e per l'apertura nei confronti eh, dell'azienda con cui avete collaborato perché avete veramente dimostrato di poter lavorare in un contesto dinamico, flessibile, internazionale e particolarmente sfidante. Dunque di nuovo i miei complimenti, grazie mille e in bocca al lupo per il vostro futuro. Grazie. Lo vediamo il progetto, prego.

Bravi, ancora complimenti. Passiamo all'università. Prima di presentarvi i finalisti, eh, chiamo la professoressa Mara Del Baldo, che è il referente eh, del progetto Learning by Doing eh, e lei è l'interfaccia di Confindustria Peso Urbino con l'università eh, Carlo Bo di Urbino. Eh, prof, perché studenti universitari dovrebbero come hanno fatto a impegnarsi in un progetto come questo allora intanto ringrazio tutti per essere qua ringrazio Confindustria, ringrazio Scavolini Ernesto Meda, fantastico essere qui in un'azienda e rispondo subito perché sono, sono e siamo dei placemaker, uso il titolo di un libro che sto leggendo che mi appassiona perché l'università, così come le aziende, così come i ragazzi, che sono i frutti bellissimi di questa, di questa nostra terra, del nostro futuro, sono dei costruttori, costruttori di una comunità che è una comunità economica, tanto sociale quanto culturale. E quindi, a mio parere, è, è doveroso, e, e quindi sono molto contenta che questo dovere poi si traduca anche in un piacere di essere qua, questo percorso che è stato, lo ribadisco sempre, una felice intuizione nata prima che si parlasse di terza missione, che recupera energie positive delle aziende, di Confindustria anche dell'università perché molti dei docenti delle scuole siamo qua eh, su base gratuita, cioè, non siamo qua perché qualcuno ce l'ha adottato nel abbracciare questi progetti, così come i ragazzi è vero che riconosciamo dei crediti formativi, ma io penso agli studenti universitari, sono eh, Parte di questo progetto perché vogliono mettersi in gioco, perché lo vivono come progetto sfidante, come progetto appassionante e quindi danno e ricevono tantissimo. Quindi, avere pensato con Findustria, ringrazio Paola Marchetti, ma con la dottoressa Monaco, tutti qui, che è intervenuto e le aziende che danno la loro disponibilità, hanno capito che questa era un'intuizione vincente, perché solo se ci si unisce nelle diverse anime, nei diversi attori di un territorio. Ehm, considerando che i giovani hanno un bagaglio eh, grandissimo, inesauribile, preziosissimo per insegnare anche noi, un po' più grandi, eh, quello che dovrebbe essere il loro mondo futuro sia nel contesto di lavoro manageriale e imprenditoriale che nel contesto proprio territoriale. Io credo che sia un'intuizione fortissima che è nata prima che si scrivesse e si dicesse tanto, ma sia un'intuizione giusta. Quindi sono onorata di poter portare avanti e onorata del fatto che l'università eh, si è via via aperta sempre di più nei suoi dipartimenti, l'università di Urbino, ma le università. Marchigiani, tutti, quindi sono molto contenta dei colleghi qua con me. Grazie, grazie, prof. Il primo gruppo di lavoro eh, ha lavorato con l'azienda Go World e in particolare con il titolare che è Ludovico Sto Scorchichini ehm, L'università politica delle Marche, facoltà di economia e commercio. Dipartimento management rappresentati. Dal professor Valerio Temperini, il gruppo Valeria Bocchino, Giorgia Fioranelli, Marica Lamponi, Lavinia lazar Ionela. Hanno lavorato su un progetto che ha un titolo, come dire, in perfetta sintonia con il nome dell'azienda. Go Italy. Chi ce ne parla? Buongiorno a tutti, e il nostro progetto, appunto Go Italy, è incentrato nella ricerca di mercato proprio perché l'azienda voleva ampliare il proprio portafoglio clienti e quindi appunto questa ricerca di mercato è stata fatta soprattutto nel Nord America, in, negli Stati Uniti e in Canada e l'obiettivo era quello di cercare aziende al fine di proporre loro pacchetti turistici incoming così appunto da far conoscere meglio innanzitutto l'Italia ma nello specifico anche la nostra regione, in quanto tramite questa ricerca abbiamo appurato che nessuno delle agenzie che abbiamo contattato telefonicamente conoscono la nostra regione. Quindi abbiamo provato a spingere tramite delle strategie appunto per creare dei pacchetti incentrati soprattutto sulla nostra regione, sulle bellezze che abbiamo nella nostra regione e comunque sia anche in tutta Italia per andare a fare far vedere un po' la nicchia, quindi non i classici luoghi turistici, ma anche quello che più nello specifico c'è di bello. Vi siete chiesti perché o avuto, avete avuto delle risultanze sul perché le marche non siano ancora particolarmente conosciute? Abbiamo chiesto però, da quello che abbiamo capito, diciamo, trapelato, che è trapelato, abbiamo... Ho ecco, capito che non, non hanno interesse, diciamo, cioè non c'è magari anche l'interesse di andare oltre a quello che già è il turismo italiano, quindi la classica Roma, Milano, Firenze, eh, quindi ad esempio il Museo degli Uffizi, il Vaticano. Non c'è, diciamo, quell'intenzione di andare a vedere cos'altro ci offre, anche perché soprattutto in Canada abbiamo visto che mh, i turisti che appunto vogliono fare incoming in Italia... Non sanno molto bene effettivamente cosa venire a vedere in Italia, mettiamola così, da quello che hanno detto le agenzie vogliono venire in Italia perché si parla di Italia, perché è l'Italia, non nello specifico per determinate città o determinati motivi. Quindi è tutto molto diciamo un po' generico e le marche, essendo una piccola realtà, non vengono molto esaltate. Ecco. Grazie, prof, la domanda mi arriva conseguente, non è una domanda cattiva, ovviamente, ma. Possono fare qualcosa le aziende prestigiose che abbiamo nelle marche per promuovere il turismo marchigiano nel mondo? Sono ambasciatori del territorio, quindi quando partecipano alle fiere, quando invitano diciamo, i clienti, i visitatori, quindi a visitare l'azienda, a visitare il territorio, ovviamente promuovono tutto quello che è il contesto. Quindi qui è un discorso di brand dove tutti noi incidiamo. Quindi sicuramente dovremo crescere dal punto di vista di brand market, ci sono delle opportunità sicuramente molto interessanti in giro per il mondo e ci tenevo a ringraziare anche io il sistema Confindustria per questa opportunità, hanno potuto sperimentare operativamente delle attività di marketing, hanno effettuato delle telefonate anche nel corso della notte perché poi c'è il fuso orario, quindi hanno intervistato degli operatori delle agenzie turistiche che vendono pacchetti di lusso Turistici e hanno elaborato poi una strategia per poter attrarre, hanno avuto quindi delle indicazioni strategiche per l'azienda, per confezionare degli itinerari, come è stato detto. Quindi, purtroppo, ancora le marche le dobbiamo abbinare a dei brand come Roma, Firenze, Milano, che ovviamente hanno un appeal differente. Grazie, aggiungerei anche Napoli, chissà perché. Prego, il vostro premio. Il prossimo è uno studente dell'Università di Camerino, della Scuola di Architettura e Design Edoardo Vittoria di Ascoli Piceno. Ha lavorato con l'azienda Gaspari Gabriele, in particolare con Iuri Gaspari. I docenti che lo hanno accompagnato in questo percorso sono i professori Carlo Vannicola e Manuel Scortichini. Vi presento Kevin Hussein, che ha lavorato su FPD, dispositivi innovativi per la sicurezza nei cantieri. In sì, questo sì, caso non c'è c'è tanta concorrenza per parlare adesso. La sicurezza nei cantieri credo che sia uno dei temi di un'attualità straordinaria. Qual è la tua proposta? Allora, come ha detto lei, la sicurezza appunto è diciamo, eh, l'ambiente in cui lavorare maggiormente, soprattutto nei cantieri, oggi, giorno d'oggi, soprattutto per le grandi cause di morte bianche o comunque infortuni che ci possono essere. Quindi il mio progetto si è basato molto sull'analizzare quali sono appunto eh, i problematiche principali nei cantieri e dopo averle analizzate, appunto, ho individuato il problema principale che è Corrisponde alle cadute dall'alto che possono essere sia di personale che di oggettistiche e quindi creada, creare danni alle persone al di sotto. Di conseguenza, i miei dispositivi FPD, parapetto e imbracatura sono due dispositivi atti a fermare queste principali cadute: il parapetto riguardante il personale e quindi evitare anche che vada a sbattere eh, contro il parapetto e far cadere oggettistiche tramite una rete di sicurezza piuttosto che dei pali in legno. Mentre per quanto riguarda l'imbracatura la parte innovativa sta nel praticamente utilizzare un sellino, uno schienale che possa in qualsiasi momento stabilire una, un comfort all'operatore e salvaguardare appunto la sua operazione durante il lavoro. Insomma. Perché il mancato utilizzo o il non congruo utilizzo degli, di questo tipo di dispositivi di sicurezza è anche legato forse al fatto che non siano particolarmente comodi. Esatto, esatto. Sì, sì. Complimenti, è molto interessante il loro lavoro, il suo lavoro. Grazie professori, il vostro riconoscimento. Gli stessi insegnanti hanno eh, lavorato con eh, Danny Zou dell'Università di Camerino, scuola di architettura e design Edoardo Vittoria di Ascoli Piceno. L'azienda è l'azienda agricola Pantaleone con Federica Pantaleoni e il progetto è O verde, progettazione grafica di un nuovo sistema di etichette packaging sostenibile. Buongiorno a tutti, sono Zodani e eh, ho scelto questo tema perché secondo me eh, quando parliamo di Italia eh, posso sapere forse eh, Roma, o il Rilascimento, anche il vino Quindi per me questo, eh, questo tema è molto interessante. Eh, mm, per me è più difficile eh, eh, come decidere uh, questo punto per uh, di, uh, disegnare? <ride> uh, per disegnare. Uh, scusami. Sì, per disegnare. Uh, quindi uh, dopo, abbiamo fa fatto, dopo abbiamo fatto, dopo abbiamo fare un contratto. Uh, facciamo. Uh, abbiamo deciso queste tre direzioni sostenibilità, la eh, bottiglia di vino, la bottiglia di uh, olio, anche per il packaging uh, combinato in cartone. Grazie. 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 Prof. Prof, il tema della sostenibilità è un tema del quale... Le università marchigiane se ne stanno occupando in maniera sostanziale, forte, mi sbaglio? Assolutamente. Assolutamente è un tema centrale di qualsiasi campo in questo momento. Si va dalla sostenibilità del prodotto, alla sostenibilità delle azioni e alla sostenibilità del territorio. Quello che Denny ha fatto è proprio quello di cercare di abbinare. Intanto ha portato la sua esperienza da cinese in Italia. Eh, devo dire che è una delle poche cinesi che parla decentemente l'italiano. Adesso oggi si è emozionata, ma è molto brava in questo. L'idea di leggere il territorio e cercare di applicare i temi della sostenibilità eh, in tutti i modi. Per esempio, il suo, la sua logica di abbinare la bottiglia del vino alla bottiglia dell'olio, in qualche modo stravolge il rito, soprattutto il rito di portare a cena una bottiglia di vino. Nella sua logica, lei dice. Se io porto una bottiglia di vino abbinata con un packaging, con la bottiglia d'olio, faccio sì che prolungo il rito di donazione del territorio alla famiglia che in quel momento sto visitando. E questo è molto interessante perché mette in evidenza il territorio, mette in evidenza il problema del, della sostenibilità di questi prodotti, quindi prodotti a lungo termine, e soprattutto anticipa un sistema di mercato che oggi non esiste e che può essere incentivato con azioni, azioni commerciali molto interessanti. Grazie, grazie, complimenti, il vostro premio. L'Università Politecnica delle Marche, la Facoltà di Economia e Commercio e il Dipartimento di Management, in particolare il corso di marketing, ehm, ha lavorato con gli studenti Siria Lattanzi, Alina Balint, Chiara Bello, Alice Frati e Sofia Lancioni, quindi correggo con le studentesse perché ero a caccia di un nome maschile e poi mi sono accorto che siete tutte ragazze, complimenti. Hanno lavorato con i professori Valerio Temperini e Pierfranco Fraboni, l'azienda Elisabeth con Lara Valasciani e il titolo del progetto è Analisi del brand Morelli. Chi ne parla? Buongiorno a tutti, io sono Sire Lattanzi dell'Università Politecnica delle Marche. Grazie all'azienda Elisabeth abbiamo avuto la possibilità di sviluppare un progetto di marketing a 360 ⁇ per supportare e sostenere la volontà dell'azienda di fare un rebranding appunto del loro brand Morelli, un brand di calzature per bambini e quindi sviluppare e lanciare sia nel mercato italiano ma anche nei mercati esteri la qualità appunto del prodotto Made in Italy. Vogliamo poi ringraziare l'Università, il professor Valerio Temperini e il dottor Fraboni per averci supportato nello sviluppo del, del progetto e appunto grazie dell'opportunità che ci è stata data. E grazie anche per la velocità con cui avete raccontato, prego. A proposito di racconto, questi studenti che sto per presentarvi della... Università degli studi di Urbino Carlo Bo, che hanno lavorato col professor Marco Cioppi, si sono impegnati in un progetto che è Raccontare Centro Service, azienda che è rappresentata da Luca Amadori. Vi presento il gruppo di lavoro. Letizia Biacchi, Ester D'Amico, Pietro Guberti, Sara Serio. Chi parla di voi? Buongiorno a tutti, sono Sara e loro sono i miei colleghi. Eh, dopo un incontro con il dottor Amadori abbiamo capito quali fossero le esigenze dell'impresa e quindi migliorare il sito aziendale. Per questo abbiamo sviluppato un nuovo progetto che punta soprattutto allo storytelling e alla riprova sociale perché da una nostra analisi sono risultate essere delle pratiche molto importanti nell'ambito del mercato B2B, ma anche eh, cercare di sviluppare un, un sito web che possa essere attrattivo per figure in, in cerca di lavoro. Questo progetto è stato molto interessante, io personalmente lo utilizzerò anche per la mia tesi di laurea ed è stato bello poter mettere anche in pratica quello che abbiamo imparato durante il corso del prof Marco Cioppi, ma anche apprendere nuove nozioni che, che prima non sapevamo. Grazie, complimenti, complimenti a tutti, il vostro premio. Sempre studenti della Carlo Bo di Urbino, accompagnati dai professori Edoardo Rossi e Lucia Angeli, hanno lavorato con Fab, in particolare con Michele Zucca. Il titolo del loro progetto è Gli obblighi di ec etichettatura nelle relazioni internazionali, anche questo è un progetto come dire, di grande attualità. Hanno lavorato Letizia Agostini, Margherita Cardelli, Jacopo Cieli, Matilde Giorgi, Arianna Grilli, Giulia Frezza, Maddalena Mattioli, Claudia Oliveri, Laura Pazzani, Margherita Romagna, Diletta Tonelli e Caterina Viola. Chi parla di voi? Prego. Grazie intanto di, insomma, per, per l'ospitalità. I ragazzi hanno portato avanti un progetto molto interessante e anche mh, particolarmente complesso perché nell'ambito del, del corso di diritto internazionale privato siamo entrati nel dettaglio di alcune normative unionali in materia di etichettatura con un focus sulla Francia. Quindi si sono misurati i ragazzi con delle, de, della normativa straniera e anche con una lingua straniera è stato molto complesso, sono stati particolarmente bravi, si sono impegnati molto e credo che il progetto possa riguardare tutte le aziende del territorio, non solamente la FAB. Grazie, grazie professoressa, grazie agli studenti, il vostro riconoscimento, prego. E vado avanti Presentandovi il prossimo gruppo di lavoro, sempre dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, vi presento Simone Di Bartolo, Natascia Mastrangelo, Niccolò Brunaccioni, che hanno lavorato con la professoressa Emanuela Conti. L'azienda con la quale hanno progettato è l'azienda Amati, hanno lavorato insieme ad Alex e Maria Rosa Bernardi. Il progetto è Stay Tuna. Chi ne parla? Eh, sì, buongiorno, sono Nicolò. Eh, noi abbiamo lavorato, lavorato con l'azienda Mati, che è un'azienda del territorio marchigiano che opera nel commercio all'ingrosso dei prodotti ittici. E il nostro progetto consiste in un piano di marketing eh, per incrementare la brand awareness e il posizionamento dell'azienda in particolare abbiamo, uh, uh, ci siamo focalizzati sulla sostenibilità uh, del brand su, su comunicare la sostenibilità e su una nuova linea di prodotti uh, e l'ingresso in, uh, um, in uh, altri canali che attualmente l'azienda non utilizza o ovviamente abbiamo anche puntato a incrementare la presenza sui social e nel, nel digitale e c'è stato un momento Particolarmente complesso nel vostro progetto quotidiano di lavoro? No, diciamo ci siamo coordinati bene, anche l'azienda è stata molto disponibile nel darci informazioni e aiutarci comunque. E si vede che è un'azienda che voleva diciamo, appunto migliorare. E quindi sì, andiamo, diciamo non, ci sono stati, non è stato particolarmente complesso, è stata un'esperienza formativa comunque, che ci ha aiutato anche a comprendere le realtà del territorio. Eh, sì. Grazie, grazie. Complimenti, ritirate il vostro premio. Una delle parole più frequenti che sono emerse oggi è la parola sostenibilità. No? Sulla quale mi sembra che siamo tutti d'accordo, per poi quando dobbiamo trasformare le parole in azioni, magari abbiamo qualche mal di schiena, mal di pancia e mal di testa, ma questo. Non è l'argomento di oggi, ma di sostenibilità e sulla sostenibilità e come comunicare la sostenibilità del business, hanno lavorato insieme alla professoressa Del Baldo alcuni studenti dell'Università Carlo Bodi Urbino, trovando un grande interesse in un'azienda che si chiama Megabox, rappresentata da Marco Savelli. Prego. Vi presento gli studenti: Lorenzo Donati, Anastasia Pulito, Maria Grazia Casale, Gianluca Caputo, Laura Lucarelli, Elettra Pancini, Amroc Ramnet, Alessia Robertucci, Graziano Sabato. Ah! Chi parla del progetto? Buongiorno a tutti, intanto ci tenevo a ringraziare sia l'università che ci ha dato questa possibilità, ma anche l'azienda Megabox, è stato un progetto molto interessante e che ci ha dato la possibilità di immergerci a 360 gradi in quella che è l'ambiente la, azienda, aziendale, l'ambiente lavorativo e ciò che ne comporta e i suoi meccanismi. In particolare noi abbiamo realizzato la prima bozza. Di un bilancio di sostenibilità, e ponendo particolare attenzione sia alla sostenibilità ambientale ma anche a quella sociale, che molto spesso passa in secondo piano in quanto ci si focalizza prevalentemente sulla sostenibilità ambientale, invece, sostenibilità è un concetto molto più ampio e che va ulteriormente approfondito, e noi l'abbiamo fatto grazie a, mediante questo progetto. Grazie. Marco Savelli, che rappresenta l'azienda. Perché per un'azienda è importante il bilancio sociale, che non è un atto obbligatorio, un atto volontario, ma perché per un'azienda invece è importante incominciare a tracciare e poi a comunicare il suo bilancio sociale? Innanzitutto vogliamo ringraziare il sistema Confindustria per questo progetto che crea talenti importanti per il nostro territorio affinché... Gli studenti possono rimanere all'interno delle nostre aziende e quindi grazie ancora per aver dato questo input a un'azienda come Megabox che sta facendo della sostenibilità non soltanto a livello di produzione, ma a livello di sostenibilità proprio aziendale legato alla persona che vive all'interno del mondo del lavoro una missione importante. E tra le missioni importanti, logicamente, c'è il bilancio di sostenibilità: non è un obbligo ancora normativo, non è un obbligo dettato dal sistema bancario, tuttavia vogliamo anticipare i tempi affinché possiamo essere visti come non soltanto un esempio per tutti i nostri stakeholders, ma un esempio per il territorio, un esempio appunto per i giovani e il futuro del nostro territorio. Grazie, grazie, ritirate pure il vostro premio. Ultima, ma non ultima, nel mio, ma è l'ultima nel mio elenco, andiamo, se leggo bene hanno collaborato insieme due, due università, la Carlo Bodi Urbino e l'Università degli Studi di Camerino, con, gli insegna, con i docenti Rosa Grazia Bellomo e Francesco Pegreffi, l'azienda la sulla quale si sono impegnati si chiama EME, con Alessandro pieracini ed Elisa Barzotti vi presento Riccardo Iena, Alessandro Iena, Luca Ciucci hanno lavorato con hanno, il titolo del loro progetto è utilizzo di software come mezzo di autovalutazione, prevenzione e rieducazione delle patologie professionali. Chi ne parla? Buongiorno a tutti. Sono Riccardo, eh, per questo progetto ci tenevo a ringraziare innanzitutto l'Università di Urbino, il rettore Giorgio Calcagnini e il direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari, il professor Rocchi, e, in, poi anche i professori eh, Rosa, Rosa Grazia Bellomo e Francesco Beghreffi che è qui presente oggi, eh, che ci hanno sostenuto in questo progetto. E ri ringrazio innanzitutto anche il mio gruppo di lavoro, eh, Luca ed Alessandro, con il quale abbiamo svolto questo progetto. Il nostro titolo, eh, il titolo del progetto, è, si chiama Utilizzo di software come mezzo di autovalutazione, prevenzione e rieducazione delle patologie professionali. E, questi software che abbiamo sviluppato mirano proprio alla prevenzione delle patologie muscoloscheletriche. Questi software forniscono un feedback al soggetto in tempo reale, sono basati sul, sull'intelligenza artificiale che utilizza reti neurali e questi danno proprio un un feedback in tempo reale al soggetto, quindi eh, il soggetto può monitorare ed apprendere la sua postura per limitare i fattori di rischio che portano quindi a problematiche muscoloscheletriche. Questi eh, software che abbiamo sviluppato potranno essere utilizzati sia in strutture assistenziali, rieducative, che per diciamo, anche il training sportivo, quindi hanno un utilizzo sia clinico che sportivo, possono essere utilizzati anche da scuole ed aziende per monitorare la salute fisica dei loro lavoratori, quindi sono un importante mezzo di... Prevenzione appunto per le patologie muscoloscheletriche che oggi diciamo, sono molto diffuse a causa della postura scorretta utilizzata da, da tutti quanti noi, da lavoratori e non sportivi, studenti. A proposito di studenti, Avete lavorato sull'asse Camerino Urbino? Sì, eh, esattamente. Proprio io faccio parte dell'Università degli Studi di Urbino, eh, in particolare della Facoltà di eh, Scienze Motorie per la Prevenzione e la Salute. Eh, rieducazione funzionale della magistrale, e c'è mio fratello che fa parte dell'Università degli Studi di Camerino, appunto, e si occupa di informatica. Luca, invece. Eh, si occupa di fisica, eh, studia fisica e quindi abbiamo avuto l'opportunità di sfruttare eh, diciamo queste figure per creare un gruppo di lavoro eh, polivalente che mettesse insieme eh, idee da più campi. Ecco. Prof, sono molto curioso di questa esperienza, che credo che sia, non ho, non ho tantissime notizie di contaminazioni fra università, quindi funziona perfettamente, cioè ci si può parlare, ci si può... Non, ci è, non si è soltanto in concorrenza. Ci si può... Intanto, scusate, vi porto i saluti della professoressa Bellomo che è, ha un impegno istituzionale, quindi non è, è potuta venire. Certo, questo progetto, eh, collaborando con la professoressa Bellomo, abbiamo accompagnato questi tre ragazzi, io li chiamo tre giovani cervelli in un percorso assolutamente interdisciplinare, l'interdisciplinarità è il futuro, cioè mettere insieme i propri know-how e concretizzare un'idea trasformandola in pratica, questo è praticamente quello che vedete alle mie spalle, un software che poi è applicabile, sostenibile, innovativo e soprattutto con dei risvolti molto importanti su quella che è la salute pubblica. Quindi sì, per fare questo abbiamo comunicato non solo tra di noi, ma anche con, dei, con degli attori principali, con Confindustria Marche, con la dottoressa Marchetti, con l'azienda Eme, che è stata di sostegno incredibile, tra di noi con molti docenti. Vedo anche Mara del Baldo seduta, abbiamo comunicato con tutti, col rettore, con il professor Rocchi, con il professor Sestili, persone che hanno competenze assolutamente diverse, ma tutte che guardano nella stessa direzione che è la stessa direzione dei nostri studenti. Questa è l'Università di Urbino, un'università che considera lo studente non solo una matricola, ma anche un futuro professionista. Quindi io direi che è un ottimo lavoro. Grazie, grazie prof. Ho un'altra curiosità. Ho un'altra curiosità. Che ne sarà di questo progetto? Allora, sicuramente innanzitutto volevo ringraziare anche personalmente a nome della EME e del dottor Pieraccini, Confindustria, perché permette comunque di continuare a creare e a sviluppare, a rafforzare sempre questa sinergia tra questi due mondi, università e aziende, che talvolta sembrano lontani, invece in realtà hanno bisogno continuamente l'uno dell'altro. Sicuramente questo progetto è stato per l'azienda stessa molto interessante, perché... Iniziando e utilizzando delle capacità proprie dell'azienda noi siamo nel settore medicale da più di 30 anni quindi abbiamo prodotti che sviluppano sviluppati nel campo della fisioterapia e della riabilitazione ma sicuramente vista anche in quest'ottica delle malattie professionali quindi quello che diceva anche il professore della sanità pubblica piuttosto che eh, non solo rivolte a a queste nuove palestre della salute di cui se ne parlava in uno degli incontri che abbiamo fatto nella facoltà um, di Urbino. Quindi sicuramente è un progetto che può avere dei risvolti anche di sviluppo per la, la nostra azienda e quindi è sicuramente molto molto interessante, che ha portato effettivamente allo sviluppo e a continuare la discussione con più facoltà. Quindi stiamo parlando e sviluppando progetti con veramente diverse facoltà per i diversi campi di interesse, l'informatica, perché nel campo dell'intelligenza artificiale adesso è fondamentale, penso che in qualunque azienda si parla di mondo 4.0, di robotica e di intelligenza artificiale, e quindi è sicuramente uno, uno sguardo al futuro sicuramente molto importante. Grazie, grazie, complimenti. Applausi. Ritirate pure il vostro. Attestato, anche in questo caso mi tocca come dire, mettere in fila un po' i progetti e quindi porto dal terzo premio Learning by Doing per l'università. Sì, no, no, va bene, lo, lo, lo tengo last minute, lo terrò last minute. Allora, terzo premio dell'università, Kevin Hussein dell'Università di Camerino, Scuola di Architettura e Design eduardo Vittoria di Asco di Piceno. Secondo premio, arriva anche il fotografo, abbiamo tutto. Siamo all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Il titolo del progetto è: Creare e comunicare la sostenibilità del business. L'azienda è la megabox. Gli studenti sono Lorenzo Donati, Anastasia Polito, Maria Grazia Casale, Gianluca Caputo, Laura Lucarelli, Elettra Pancini, Amroc Ramnet, Alessia Robertucci e Graziano Sabato. Prego. Prima di arrivare all'ultimo premio. Io volevo coinvolgere il dottor Barchesi, membro della giuria, lui è consulente, esperto aziendale, ha sbirciato all'interno di tutti i progetti. Il livello è altissimo. Sì, è molto alto ed è stato quindi difficile valutare. Difficile valutare perché sono stato messo di fronte a dei progetti altamente professionali e ne è calata la mia autostima, perché comunque sia, sono molto più bravi di me in un sacco di cose. E posso garantire che al di là che la classifica è impietosa, è un fatto, è un fatto matematico abbastanza quantico, però sono tutti progetti molto vicini con le valutazioni. E se c'è un qualche cosa che posso dire è che eh, adesso do, bisogna fare il salto in avanti. Cioè perché se poi fuori da qui... Vedremo realizzato magari solamente una piccola percentuale dei progetti che avete presentato, dipende sicuramente da tantissimi fattori, ma molto dipende da voi, da ciò che siete, da ciò che volete fare e dal fatto di cominciare magari a vivere meglio con le, la paura di fare il passo. La paura è, è una buca che c'è nella nostra anima dove possiamo piantare il seme del coraggio. È così più o meno che funziona, cioè è una consigliera, ma non deve essere una consigliera negativa, deve essere un qualche cosa che vi fa essere sicuramente prudenti, avvenuti, lucidi, avveduti, lucidi, ma non eh, fatalisti nei confronti di un futuro che invece vi aspetta. Quindi, siccome di qualità ne ho vista tanta, ragazzi, portiamola avanti, che sarebbe un peccato che rimanesse qui. Tutto qui, visto invece dalla parte delle aziende. Questo learning by doing quanto è realmente utile? Ma è una miniera d'oro, è una miniera d'oro di idee, di talenti, di persone, di situazioni, di network, è un qualche cosa che secondo me vale tantissimo, cioè lo dico da, da professionista, io eh, cerco un pochettino di impollinare il sistema economico muovendomi di azienda in azienda cercando le opportunità e, e questo è un crogiolo di opportunità. Tanta, tanta roba e quindi il l'earning by doing è un qualcosa di estremamente prezioso anche per le aziende, sia quelle coinvolte direttamente che quelle che fanno da spettatrici. Quindi, viva l'earning by doing! Lei ha uno sguardo lavorando a stretto contatto con le aziende proiettato davanti. Eh, un tema ricorrente in, nella maggior parte dei progetti di quest'anno è stata la sostenibilità. Eh, si può ipotizzare quale potrebbe essere la parola chiave del prossimo anno o degli anni futuri? Eh, eh, credo che rimanga ancora sostenibilità per una serie di contingenze, cioè prima era una questione di idealismo, adesso è un fatto di sopravvivenza e quando c'è una comunità complessa con delle esigenze c'è anche business, quindi sicuramente una delle prossime parole rimarrà ancora sostenibilità. E poi ci sarà il tema della cooperazione, non agire in maniera isolata, pensare con la logica del branco branchi trasversali che coinvolgano quante più persone e quante più realtà possibili, perché credo che è solamente così che possiamo vincere delle sfide particolarmente impegnative come quelle che eh, già ci vedono cimentati. Contaminazione e inclusione possono essere due delle parole che hai. Oh, oh, oh sì, assolutamente. Suona anche meglio di cooperazione, però intendevo proprio quello, riuscire in un qualche modo a prendere ognuno di noi il meglio dagli altri e dare il meglio di noi stessi per, per alzare la media, anziché andare in maniera piramidale. Grazie, grazie, grazie del contributo. Grazie del contributo. Siamo al primo premio per l'università, anche in questo caso c'è una cifra a disposizione degli studenti, che è una cifra di 1000 euro. Il premio va a. Riccardo e Alessandro Iena, Luca Ciucci. Le università coinvolte sono la Carlo Bodi Urbino e l'Università di Camerino, gli insegnanti Rosa Grazia Bellomo e Francesco Pegreffi, la azienda La Eme, avete sentito prima Elisa Barzotti utilizzo di software come mezzo di autovalutazione, prevenzione e rieducazione delle patologie professionali. Complimenti. Complimenti, complimenti a tutti. Presidente Siamo, siamo, siamo alla chiusura. Siamo alla chiusura, intanto fra qualche minuto rientrerete. Quindi, buon rientro, buon rientro a casa. Però, un punto finale va messo. Quale potrebbe essere? Il punto non si mette mai. Landing by doing non ha punti finali. Ma eventualmente, apriamo la parentesi per il 2023-2024 per la nuova edizione, quindi mi aspetto che le classi che quest'anno hanno partecipato, che fanno le terze, le quarte, che hanno fatto veramente un'ottima figura, un ottimo lavoro, possano partecipare di nuovo all'edizione del 2024 con maggiore esperienza e consapevolezza. Detto questo io sono veramente entusiasta e... Pieno di, 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 di emozione e soddisfatto per, per l'evento, voglio ringraziare di nuovo tutti: la Scavolini che ci ospita, la Territoriale di Pesaro che ha diretto la, eh, la, la finale, tutti i funzionari di Confindustria che, eh, credetemi, hanno fatto un grandissimo lavoro sui territori giorno per giorno, eh, cercando di, fare, realizza, di realizzare il matching proprio tra eh, studenti, università e aziende, perché comunque non è semplice, le aziende hanno delle necessità magari eh, i corsi universitari eh, hanno una, un focus, una direzione, un, un indirizzo, quindi eh, far riuscire a comunicare i due mondi non è eh, lavoro da poco e i nostri funzionari hanno fatto un ottimo lavoro. Quindi veramente grazie a tutti, vi aspetto per l'edizione 2023-2024 e buon rientro, buona giornata. Grazie, grazie a tutti, grazie. grazie.